Piacere. Allora, cosa dire? Quest'anno questa lettera, così inaspettata, un po' particolare per come ci è arrivata, per quella che è la sua storia, questo documento. Forse difficile, forse facile. Noi non ci siamo chiesti difficile o facile. Noi ci siamo chiesti e abbiamo riflettuto su come il Signore arriva a noi. E in questo modo così misterioso, spettacolare, imprevisto. E tutto si rifà a quell'imprevisto che Madre Elisabetta viveva ogni giorno. E l'abbiamo accolto veramente con un animo aperto al messaggio. Effettivamente i nostri incontri sono forti, nel senso che questa lettera ci dà così l'input a riflettere su tantissime cose, sul senso della vita, su come siamo, su cosa dobbiamo fare, su come il Signore ci chiama, cosa ci chiede. E quindi per noi diciamo così che non che gli altri anni non sia stato proficuo e non ci sia piaciuto, però questa lettera, quest'anno, almeno per noi ancoriamo, è un qualcosa di, tra virgolette, spettacolare. Il nostro gruppo mediamente
siamo affiatati, qualche persona nuova adesso si sta avvicinando, gli ultimi incontri ho avuto anche la figlia di Tina, insomma speriamo che di aumentare le presenze. Per quanto riguarda gli incontri, noi ci troviamo martedì pomeriggio, e facciamo le nostre ore e mezza tranquillamente, però ultimamente abbiamo provato anche a cantare, ci stiamo mettendo alla prova. Per quanto riguarda il libretto formativo, io trovo che almeno ho fatto molto bene, perché anche se l'approccio è stato impegnativo all'inizio, si è costretti a fare un lavoro quasi di tagliato, perché ci ha provocati nel nostro essere cristiani attraverso questa doppia lettura della parola e dell'essere cristiani visti quasi da un cronista esterno. E quindi all'inizio eravamo un po' sconcertati, poi preparandosi adeguatamente, secondo me invece ci è stato molto utile, e soprattutto la parte delle riflessioni, secondo me, è stata fatta veramente molto bene. Per cui all'inizio magari c'è stato l'impatto, se uno non si è preparato, però rileggendoli insieme, riflettendo, poi ne sono tutti molto contenti, sono elevati dall'incontro. Per cui tutto sommato gli incontri sono sempre molto positivi alla fine, perché un bel respiro e si riesce, ma grazie proprio al lavoro che è stato fatto dalla commissione formativa, io trovo che sia impegnativo ma molto fatto bene. Grazie Mauro. Io permetto un attimo, interrompo questa carrellata perché devo darvi anche alcune notizie, è il mio compito a livello tecnico organizzativo. All'interno del consiglio voi sapevate che Mauro non ne faceva parte, no? Ecco, Mauro ha continuato ad aiutare la TPA dall'esterno, curando il giornalino, eccetera. Però abbiamo avuto al consiglio che si è appena svolto a febbraio Onelia, che per motivi diciamo personali e familiari ha deciso di lasciare il consiglio e quindi ha dato le dimissioni. E ovviamente dopo di lei come elezione c'era Mauro, e quindi è entrato Mauro nuovamente a far parte del consiglio e ha detto subito di sì con grande disponibilità. Ecco, io per questo volevo proprio condividere con voi questo, intanto dire grazie come abbiamo fatto noi come consiglio, ma direi anche come gruppo MPA, dire grazie a Onelia per tutto quello che ha fatto in questi anni. Io ho avuto l'occasione di incontrarla all'inizio, insomma, di diversi anni fa, poi tratta del consiglio, persona che veramente nella sua, direi, saggezza e pragmaticità ha saputo sempre dare gli input giusti anche all'interno del consiglio, per la grande disponibilità, e io personalmente non dimenticherò mai la presenza molto forte, disponibile, eccetera, anche di quel ricordo vivo che abbiamo tutti del pellegrinaggio a Medjugorje, e per questo io ti ringrazio ancora e ti ringraziamo. Lei continuerà a far parte ovviamente del gruppo, sarà sempre disponibile con noi, non ha perso assolutamente la nostra amicizia, la nostra stima, la nostra preghiera, e anzi a maggior ragione te la chiediamo. E dico grazie a Mauro e vorrei un applauso anche per lui, perché ha dato la disponibilità subito e continuerà ovviamente a far parte di questo cammino secondo quelle che sono le strade del Signore. A volte prendere certe decisioni penso che non sia facile, perché con Onelia ne avevamo parlato, eccetera, però credo che anche sia importante e che il Signore ci illumini anche in questo, no? Abbiamo un Papa che ci ha insegnato tanto e quindi direi che è molto molto importante, un Papa emerito e l'altro che ci sta insegnando, ma se esiste uno esiste l'altro. Come dice giustamente Padre Marziano, il Signore manda i panni secondo il freddo. Noi dobbiamo fidarci a questo, insomma, e credere in questo. Quindi anche la tua vita è stata una grande testimonianza e volevo dirlo pubblicamente, ti ringrazio. Di tutto l'affetto che mi avete sempre fatto sentire in ogni momento, che per me è molto molto gratificante.
Vorrei dire che so di perdere tanto non partecipando più a questa esperienza, perdere qualcosa che non è sostituibile. So di avere avuto tanto, come ho sempre avuto tanto, e l'ho detto altre volte, dalle maestre pie, che hanno sempre fatto parte della mia vita fin da quando ero bambina. Più o meno costantemente la mia vita è stata insieme alle maestre pie. Vi ringrazio tutti, continuerò a partecipare agli incontri con meno, forse un po' meno responsabilità, però ogni tanto nella vita suona un campanello che ti dice che qualcosa bisogna lasciare perché le forze non sono più come erano prima, e questo campanello bisogna ascoltarlo perché è la vita così, insomma, niente di dire, niente di più. Vi ringrazio ancora tanto tanto perché vi sento sempre vicini e comunque ci troveremo sempre nella preghiera. Grazie.